Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Gorel Tanke e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Professione Allenatore, quindi in FIFA 18. Oggi affronteremo la finale contro il Bursaspor e dobbiamo vincere signori, dobbiamo vincere. Inoltre dovremo acquistare un esterno destro perché abbiamo Rizzo e Lazzari che stanno giocando molto molto bene, ma non abbiamo un sostituto a nessuno dei due. Dovremmo acquistare anche un terzino destro, ma in questa puntata ci concentreremo sull'esterno. Ho già messo due persone, due possibili candidati nell'hub di mercato, ma li vedremo dopo. Iniziamo subito con la partita. Ci vediamo direttamente alle formazioni. Ho fatto un po' di cambi, signori. Ho messo Gomis in porta al posto di Meret. Ho messo Salomon al posto di Oikonomu. Ho messo Schiattarella al posto di Lazzari perché ha scoperto che Schiattarella gioca anche da esterno. Uno dei suoi ruoli è anche l'esterno e quindi lo proviamo. Ho messo Costa al posto di Idrissi e ho messo Paloschi al posto di Borriello. Ci saranno dei cambi durante la partita, mi sono portato dietro Borriello, mi sono portato dietro Floccari, Idrissi me lo sono portato, perciò vedremo come andrà la partita e vedremo come si svolgerà. Ma iniziamo subito, che la partita abbia inizio. Paloschi sul punto di battuta, prova a mettere il cross, Salomon riesce a passarla e non però a fare un buon disimpegno. Attenzione, palla in mezzo! Il tiro, Gomis! Riesce a tenere la palla, riesce a prenderla senza problemi. Avanza il Bursaspor in zona centrale, non esce nessuno a rubare il pallone. Dribbling dei giocatori del Bursaspor in mezzo all'area. Attenzione il tiro! Subito in difficoltà la SPAL. 1-0 per il Bursaspor all'undicesimo minuto. Viviani avanza centralmente, la passa a Paloschi che protegge la palla, la dà per Rizzo. Rizzo subito per Schiattarella. Schiattarella avanza in zona laterale. Attenzione, la passa! Rigore, rigore! C'è stata chiaramente una ostruzione. Zuan, la passa centrale a Paloschi, che protegge la palla. Vede subito Rizzo, che scatta. Rizzo! La rimette sul 1-1 e fa da Rizzo! Bene così, 1-1, portiamoci a casa questa Coppa Internazionale Europea, lo dico ogni volta, ma ci credo. Bravissimo Rizzo. Bella l'imbucata di Paloschi che ha tenuto la palla, ha saputo girarsi, ha saputo trovare Rizzo, ma bravo Rizzo che ha saputo spostarsi bene, spostarsi la palla per portarla poi davanti al portiere per tirare. 1-1 tra SPAL e Bursaspor. C'è fallo ancora, quest'arbitro è troppo indulgente, ma sono sicuro che appena farò un fallo io ce lo darà contro. Attenzione! Subito gol subito. Ah no, c'è fuori gioco, per fortuna. Grande buco nella difesa però, c'è stato un errore collettivo. Attenzione Masilela, niente, finisce il primo tempo 1-1 con rischio finale. Ancora un solo tiro in porta e il gol. Loro hanno fatto 3 tiri, 2 in porta e un gol. Vediamo cosa succederà nel secondo tempo, ci saranno ovviamente dei cambi. Ma dobbiamo vincere questa partita, dobbiamo portarla a casa. Masilela la passa a Gomis con tranquillità al proprio compagno. Attenzione, ancora SPAL. Bene il fraseggio. Zuan anticipa l'avversario, lancia per Schiattarella dall'altra parte che ci sta arrivando. Schiattarella si gira, ancora si gira, va per mettere il cross. C'è, attenzione, Paloschi! Quarto gol di Paloschi in questa Coppa Internazionale Europea. 2-1 per la SPAL al secondo tiro, secondo gol. Paloschi la mette subito dentro. Bravissimo Schiattarella che dalla fascia si è liberato nonostante l'avversario avesse preso il pallone, lui è riuscito a riprendere, a mettere questo cross. E Paloschi quanto è forte, io non smetterò di chiedervelo, quanto è forte Paloschi, è troppo forte. 2-1 per la SPAL sul Bursaspor. Viviani per Zuan gli torna la palla, si gira Zuan, va al tiro, bello il tiro di Zuan. Allora ci saranno delle sostituzioni, escono Zuan, Salomon e Rizzo ed entrano Lazzari, Oikonomu e Idrissi. Attenzione, Mattiello. Bravo Mattiello. E finisce. Finisce la partita. Abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea, signori. Guardate qua, la premiazione. Con i giocatori che vanno a prendersi la Coppa, che hanno meritato, ma non tanto. Ma ricordiamoci che è una Coppa di precampionato e quindi è difficile comunque giocare, è difficile vincere, perché i giocatori non sono ancora amalgamati. Tipo Idrissi, Zuan, Masilera, che sono nuovi, ma hanno saputo giocare con un Paloschi spettacolare. Guardate qua,
Felipe tira sulla coppa. Signori, una vittoria bella, è bello vincere. E ora godiamoci i soldi che ci danno, vediamo se abbiamo venduto finalmente Antenucci e compriamoci un esterno destro. Ci arriva la notizia che Antenucci è stato venduto. Inoltre che ci hanno aggiunto 2.200.000 euro al budget e si congratulano per aver fatto un buon torneo, per aver vinto il torneo. Sono contento perché ci hanno dato dei soldi per comprare un esterno e un terzino, perché abbiamo venduto finalmente Antenucci e adesso buttiamoci sul mercato. Allora signori, sono loro due giocatori che ho individuato da acquistare. Il primo tra le due scelte è chiaramente Soteldo, perché ha 20 anni. Quindi andiamo subito per la trattativa. Non vuole trattare la cessione. Vediamo se lo vogliono dare in prestito. Lo vogliono dare in prestito. È una cosa interessante perché ci permetterebbe di risparmiare e di conseguenza di poter investire anche su un terzino o un AD. Adesso io tratterò e ci vediamo direttamente alla fine. In pochissimo tempo sono riuscito a concludere. Sarà prestito per 2 anni e pagheremo il 40% del suo stipendio. Non male. Adesso ci serve sapere se lui vuole venire effettivamente da noi o no. Perciò adesso andiamo avanti con le nostre giornate e vediamo cosa ci dicono. Ma innanzitutto alleno i giocatori. Ci è arrivata subito la notizia che Soteldo non vuole venire da noi. Perciò dobbiamo ricorrere a Ward e vedere se lui effettivamente possiamo acquistarlo e se vuole venire da noi. Inoltre vi dico che Meré è salito, è diventato un 75. Adesso togliamo Soteldo e proviamo ad acquistare Ward. Non vogliono venderlo perché l'hanno acquistato di recente. Prendiamolo in prestito. Non vogliono darlo in prestito. E allora dovremo cercare altri giocatori. Dopo aver fatto alcune ricerche, ho trovato questi tre candidati. Barthroot e Amaral sono più giovani e dovrebbero essere più forti. Rispoli, diciamo, è più avanti con l'età, quindi è più rodato e potrebbe venirci a costare meno. Inoltre è italiano, quindi io proverei ad acquistare Rispoli. Vediamo che cosa succede. Pagheremmo 2.700.000 euro per Rispoli. Vediamo quanto posso spendere per Barthroot e Amaral, puntando a spendere il meno possibile, chiaramente. Ok, non vogliono vendere Barthroot. Lo togliamo subito dalla lista preferita. Per Amaral vogliono 2.800.000 euro, per Rispoli ne vogliono 2.700.000 euro, quindi ballano 100.000 euro là in mezzo. Direi che posso provare a prendere Amaral, perché può giocare sia a destra che a sinistra, e anche COC, quindi spazia in più ruoli. È vero che Rispoli può giocare sia esterno destro che terzino destro, quindi sono due giocatori completi e che però sono differenti. Perciò proviamo un attimo Amaral perché ha anche 3 anni in meno, quindi trattiamo e vediamo cosa succede. Allora signori, Amaral è un nostro nuovo giocatore. L'ho pagato 10.000 euro di stipendio a settimana, ha un bonus di ingresso di 100.000 euro e dopo 20 presenze 200.000 euro. Perciò lo mettiamo subito in panchina. Ha la velocità di 83 e la cosa mi piace molto e perciò sono contento. Abbiamo anche puntellato questa zona di campo dove avevamo bisogno. Dopo aver acquistato Amaral stiamo andando avanti vedendo se ci sono delle offerte o se c'è qualche giocatore che ci può interessare. Allora, ritirata l'offerta per Lazzari, non ci interessava venderla tanto. Ritirata l'offerta per Mora, non ci interessava venderlo. Offerta di trasferimento per Cremonesi, vediamo. Offerta di 570.000 quando il suo valore è di 825.000 euro. A me interessa tenere Cremonesi, perciò rifiuteremo l'offerta. Non ci interessa venderlo. Io direi di andare avanti fino alla fine del mese ed iniziare agosto la prossima puntata. C'è un'altra offerta per Cremonesi di 740.000 euro. Non ci interessa, rifiutiamo anche questa. Ragazzi, io vi dico che la puntata si conclude qua. Abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea, abbiamo comprato Amaral, sono contento. Nella prossima puntata probabilmente punteremo un terzino e vi dico già chi affronteremo, cioè il Bari, in casa, per la prima partita di Coppa Italiana. Dopodiché la settimana dopo affronteremo la Lazio e poi l'Udinese. Nella prossima puntata vedremo solo la partita contro il Bari, perché poi dopo queste due saranno le ultime partite che vedremo assieme al mercato e dopo il mercato ci saranno due partite a puntata. E come potete vedere, già il mese di settembre sarà bello tosto. Perciò vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione. E ciao ciao belli, ciao ciao, ma quanto è forte Paloschi!